del gusto. Questi ci mancavano di salotti. Sì, eh? sì, nel panorama dedicato all'enogastronomia o comunque alla cultura in generale, i salotti del gusto è un po' una novità, è un modo nuovo, un sistema nuovo di fare evento, dove l'evento non diventa soltanto una vetrina promozionale, ma diventa proprio un incontro, un confronto e anche il modo di raccontarsi e raccontare. Noi vogliamo promuovere tutto ciò che è orgoglio italiano nel mondo. Partiamo dall'enogastronomia, però lo inquadriamo in un'ottica di lifestyle. Quindi ecco che facciamo il salotto del gusto, ma dentro il salotto del gusto ci sarà il salotto letterario, ci sarà il salotto dedicato all'arte, ci sarà il salotto dedicato al benessere, quindi tutto ciò che alla fine aiuta a dare un'immagine globale delle eccellenze italiane. Ah, quasi mi piace di più il salotto del libro e il salotto del gusto rispetto al salone del libro e al salone del gusto. Perché forse sei un po' più tra amici, esatto. un po' meno gente, quindi sì. Selezionata. Esatto, no? Questa è proprio la nostra ottica, quella di andare a prendere, intanto a selezionare aziende che rappresentino un alto valore qualitativo e dare in questo senso un panorama completo dell'Italia e poi comunque fare in modo che a questo evento partecipino effettivamente gli addetti ai lavori. Quindi noi vogliamo un parterre competente, che venga e che apprezzi quello che noi gli facciamo vedere. Ecco, lei ha fondato i salotti del gusto, ma da poco. Come l'hai veduta questa idea? Ma intanto sono molti anni che faccio eventi e quindi mi occupo di enogastronomia e lifestyle. Ed è stato proprio facendo eventi che mi sono resa conto di quelli che erano i pregi e i difetti di ciò che si va a proporre. Io ho ascoltato, perché vengo comunque da una scuola di psicologia, quindi mi piace ascoltare e ascoltando mi arricchisco, assorbo tutto quello che sento e lo faccio mio. E in questo senso abbiamo cercato così di ascoltare le aspettative e creare un format che potesse in qualche modo soddisfarle. Difficile. Cosa difficile. In tutto questo, tra un attimo vediamo delle fotografie. Prima esaudiamo un po' il discorso, perché qui noi non abbiamo fatto psicologia, quindi siamo più parlatori. Mm-hmm. Meno male che a casa c'è qualcuno che ci ascolta, questo è importante naturalmente. Quando si parla, allora vediamo un po' le foto, ecco, vediamo le foto, poi introduciamo il discorso con Alberto Lanteri. Foto variegate, questo è sicuramente uno stile di vita, no? Vediamo anche il camino là dietro, esatto. Le candele, eccetera. Enogastronomia, i salotti del gusto. Il primo evento si tiene tra circa un mesetto, è vero? Giusto, dal 22 al 24 giugno a San Cassiano in Alta Badia, presso le strutture del Fanes Group, che è un gruppo molto forte nell'hotellerie, ma anche un gruppo che ha al suo interno una produzione agroalimentare di eccellenza, perché sono 11 strutture che hanno il loro core nell'ospitalità, ma anche nella produzione agroalimentare. C'è un maso, un antico maso, che produce formaggi che sono poi esportati in tutto il mondo. Sono presenti da Harrods, da Selfridges a Londra, a New York. Quindi ecco, loro uniscono quello che è l'ospitalità a saper comunque fare anche enogastronomia di ecco, qualità. Certo, noi vediamo anche un po' di fotografie. Possiamo andare anche in rapida sequenza con un po' di foto che riguardano appunto la presenza di Raffaella Corsi Bernini in un paio di eventi, oppure qui sono le olive di un frantoio, abbiamo visto prima un certo tipo di pasta. Insomma, questo si conferma come l'enogastronomia sia uno di quei settori sui quali, se si puntasse veramente, potremmo diventare un'eccellenza, essere ancora di più un'eccellenza di quanto non siamo già. Però si fa presto a dire enogastronomia, qui siamo proprio ad alti livelli. Ma ad alti livelli dal punto di vista della produzione qualitativa. Noi non siamo andati a cercare i nomi commercialmente importanti, abbiamo fatto un discorso di ricerca. Alti livelli di qualità. Di qualità, anche di peculiarità, di proporre un qualcosa di nuovo. Abbiamo l'azienda importante che produce 1 milione di bottiglie e le esporta in tutto il mondo, abbiamo l'azienda altrettanto importante che non è magari così strutturata commercialmente, produce un prodotto premiato in tutto il mondo e sono magari solo 8.000 bottiglie. Quindi in questo senso anche chi viene, sia gli operatori, gli addetti ai lavori, troveranno un po' di tutto. Ecco, io credo che peraltro sia più agevole fare 8.000 bottiglie strepitose che 100 milioni di bottiglie, no? Forse è meglio fare delle piccole nicchie, certo. E poi venderle intero. Ecco, questo ad esempio è la locandina dell'evento che si terrà in Alto Adige. Ma il bello è che ci sono tanti chef, io ho guardato il suo profilo di Facebook, ci sono anche chef che vanno in TV da Caterina Balivo. Ecco, nel suo profilo su Facebook ci sono tanti chef che propongono le loro
creazioni, le loro ricette, perché in ogni evento c'è sempre uno chef di riferimento, no? Perché il nostro evento ha una forte componente nel web, noi facciamo anche web marketing, per cui diamo alle aziende che partecipano una promozione non soltanto nei 3 giorni dell'evento, ma in tutti i mesi precedenti. Abbiamo ideato lo Chef Contest, che è stata un'idea un po' originale. Cioè, che è una vera e propria gara? No, non è proprio un concorso, è più un'espressione corale di arte culinaria. Alla fine ci saranno dei premi. Questa me la segno, eh? Sì. Aspetti. Espressione corale di arte culinaria. Sì. È bella, questa la uso perché fa. Sì. Fa, è artistica. No, ma del resto qua, lei si capisce che insomma nell'organizzazione eventi ha il suo perché. Ecco, prego. Grazie. E quindi è un'idea che insomma è piaciuta molto agli chef. Loro si sono simpaticamente cimentati nel firmare e creare delle ricette dedicate ai salotti del gusto. Hanno utilizzato soltanto i prodotti delle aziende che partecipano, quindi i prodotti agroalimentari. Sono usciti anche degli abbinamenti particolari, il gelato all'olio extravergine di oliva. Gelato all'olio? All'olio extravergine di oliva. Insomma, hanno inventato delle cose particolari e sono andate ad abbinarli poi con i vini dei produttori. Ecco, anche